Come sempre, grande appuntamento per la Confartigianato Cuneo Zona di Bra per l'attesa degli artigiani della zona braidese 2013. Domenica 10 novembre il clou delle iniziative, la Santa Messa presso il Santuario della Madonna dei Fiori, con benedizione dello stendardo e delle medaglie indirizzate alle ditte artigiane benemerite. Poi ritrovo presso la sala montana dell'Hotel Cavalieri il premio Imprenditoria Artigiana 2013, con la premiazione delle ditte artigiane e la consegna dei premi speciali Artigian d'Or e Artigiani senza confini. Poi l'aperitivo offerto dalla Confartigianato Imprese Cuneo Zona di Bra e il pranzo sociale presso il ristorante Il Principe. Per il premio Imprenditoria Artigiana 2013 le imprese artigiane benemerite premiate della zona di Bra sono Ferbra, Walter Allocco, Enrico Busso, Maria Teresa Rabbia, Morena Grimaldi e Anna Maria Pontese e l'idraulica service di Daniele Fornasero e C. Per Ceresole d'Alba Maria Caterina Russo, per Cervere Elio Gerbaldo, per Cherasco Michele Di Nero e C e Antonio Lenta, per La Morra Ezio Bormida, per Nazzole Bernardino Gandino, per Pocapaglia i fratelli Alberi di Alberi Pietro e Giuseppe, per Sanfrè Giuseppino De Boni, per Santa Vittoria d'Alba Francesco Cannatà, per Sommariva del Bosco Alberto Almondo, per Sommariva Perno Francesco Isnardi e per Verduno Franco Badellino. Conferiti poi i riconoscimenti Artigiani senza confini alla Bonino SS Costruzione Macchine Agricole e il premio Artigian d'Or 2013 al Commendator Giacomo Pirra. Durante la manifestazione sono stati poi assegnati riconoscimenti in particolare ai dirigenti Silvano De Maria, Mario Gandino, Sebastiano Monchiero, Tommaso Cossolo, Giampaolo Riveto, Orazio Mollo e Maria Zorniotti. È un importante evento che coinvolge tutta la zona di Bra, i nostri associati, eccetera. Effettivamente c'è sempre una prima volta, uno perlomeno ci prova. Ci prova perlomeno già a equivagliare quello che è stato fatto finora dal nostro commendator presidente Giacomo Pirra, per ben 20 anni presidente della zona. Io ringrazio lui. Sicuramente ho dei validi collaboratori come un direttivo già abbastanza assodato, ci sono delle new entry che comunque dei giovani, cerchiamo di spingere su quello e che dire, ringrazio come ho già fatto prima naturalmente, perché se queste cose avvengono è grazie sia per il contributo sia economico, che senza di quello non si fa nulla, e anche un contributo proprio a livello organizzativo. Per questo ringrazio il comune e il sindaco e tutta l'amministrazione comunale della città di Bra, la Cassa di Risparmio, tutte le istituzioni e ovviamente Confartigianato Imprese Cuneo, con il presidente Domenico Massimino, che gli auguro sicuramente che riesca ancora a essere nel prossimo mandato come presidente, perché di certe persone non potremo anche farne a meno. Il patrimonio culturale ecclesiastico di Piemonte.